Sì, ringrazio il professore, ringrazio tutti voi e in qualità di alunno porto la mia esperienza del professore. Il professore ci ha lasciato un'impronta forte, non solo nella docenza della medicina interna, perché ha uno studente del sesto anno che varca la soglia del sesto anno, si chiede di ribaltare tutto lo strumentario acquisito, di padroneggiare l'anamnesi, l'esame obiettivo, la completezza delle indagini, e non è facile perché bisogna passare dalla scienza alla tecnica, all'arte medica. E di fronte a un paziente, non è il passo non è breve, per cui ci vuole una capacità che il professore aveva come dote naturale, quella di coinvolgerci in prima persona. Molti qui ricorderanno come ci appellava, come ci tirava in ballo, ci chiamava, no? Dottore, lei che ne pensa? Come procederebbe nel percorso diagnostico, poi terapeutico? E questo ci metteva le camicie addosso, ci portava lì davanti al paziente. Ma lo faceva con entrare nel cuore di uno studente, da questo punto di vista, evidenzia una dote umana di comunicazione eccezionale. Era un sorriso, tutti l'hanno ricordato, posso confermare, un sorriso caloroso, una gestualità importante, un lessico appropriato, un tono sempre preciso, il latinismo qualche volta, mai stucchevole, quasi scanzonato. Era una persona che colpiva profondamente. E noi lo ricordiamo tutti per questo, lo ricordiamo anche per l'ascolto attento, preciso che sapeva dare alle istanze degli studenti. Era sempre a fianco dello studente ed era efficace, ci ascoltava e noi sentiamo di avere un appoggio verso il professore, quindi è attento alla formazione dello studente, disponibile. Ho fatto una tesi sull'ipertensione arteriosa il profilo scientifico del professore non sta a parlarne, però quando ho cercato tutti quegli studi ho capito di essere veramente di essere stato di fronte a un gigante. È qualcosa che colpisce profondamente anche uno studente, la mole incredibile di studi che il professore ha pubblicato, oltre alle qualità chiaramente umane che penso che siano ciò che è rimasto più dentro, la curiosità con cui affrontava il caso clinico, no? La discussione del caso. Ci disse una volta che a volte il paziente ce lo si porta anche a casa, perché quando qualcuno è curioso e vede anche la mentalità del paziente, certe volte non riesce a chiudere occhi anche a notte, per cui e questo testimonia profondamente l'umanità che guidava il professore ed è un esempio non solo di bagaglio tecnico, di come affrontare tecnicamente la medicina, ma di come prendere in carico il paziente, proprio la persona. E noi lo ringraziamo tutti gli studenti e siamo onorati di aver avuto il professore come questo ospedale. Vi ringrazio.